Sarà installato proprio qui l'autovelox, esattamente nel punto in cui Federica Canneti, la giovane aretina, morì in un terribile incidente stradale all'altezza di Vitiano, lungo la strada regionale 71. A presentare la richiesta è stato il comandante della Polizia Municipale di Arezzo, Aldo Poponcini, direttamente al prefetto Maddalena De Luca, che ha dato il nulla osta all'installazione. Una volta espletate le formalità necessarie, l'occhio elettronico entrerà in funzione, probabilmente già a fine estate. Il rilevatore sarà a postazione fissa e bidirezionale, coprirà infatti entrambe le direzioni. I genitori di Federica hanno ovviamente apprezzato l'episodio, ovviamente il commento più fresco è stato quello che se l'ha fatto prima era sicuramente meglio, però se questo autovelox deve servire per salvare qualche vita umana, vuol dire che il sacrificio di Federica non è stato inutile. Una notizia che arriva all'indomani della sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale di Arezzo nei confronti del 23enne che quella drammatica notte guidava a 137 km orari l'auto a bordo della quale Federica trovò la morte. Sto sapendo a quanto andava, sapendo del rischio che poneva ai suoi, diciamo, amici, e quindi a mio parere un autovelox non sarebbe servito. Il giovane ha patteggiato la pena a 3 anni di reclusione con patente revocata, commutati a 3 anni di lavori socialmente utili, quindi senza un giorno di carcere. Il sistema vuole che le carceri vengano solamente usate solo per certi tipi di reati, non lo farà. Però una pena più pesante poteva servire per dare un messaggio diverso rispetto a quello che è trapelato con i 3 anni di reclusione.